Sono usciti i nuovi iPhone 16, 16 Pro Max, di nuovo abbiamo il log, di nuovo vediamo l'HDR, camere sempre più potenti, sensori sempre migliori, tante belle cose. Però c'è un problema, io online vedo sempre tanto footage fatto da iPhone fatto male, per quanto ne vedo tanto fatto bene, ne vedo tanto convertito malissimo per quanto riguarda l'HDR. Quindi oggi voglio prendere qualche clip, sia girata in log che girata in HDR, e farvi vedere effettivamente come colorarle e come trattarle in post al top. Sono un po' porco a tenerlo senza cover, ma cosa non si fa per vedere Bing? Sigla. Eccoci qua in studio. Intanto sto violando la prima regola sacra del color grading in uno studio, ovvero mai fare color con una maglia bianca per questioni che ormai saprete se mi seguite da un po'. Ma andiamo a prendere un po' di clip girate con iPhone. Il buon Simone, che qui ci fa anche da modello, mi ha proprio detto girale in verticale. Perché? Perché è un iPhone. Quindi vi ho portato un po' di clip in verticale, un po' di clip in orizzontale, alcune in HDR, alte in log. Intanto, che cos'è l'HDR? Ci sono mille misconception riguardo l'HDR, non starò a citarli tutti, anche perché il prossimo venerdì esce un mega update per Professional Colorist Masterclass e Color Grading for Filmmakers. Riguardo cosa? Te lo lascio immaginare. Ti dico intanto che se non fai parte del corso, da lunedì ci sarà uno sconticino più dei contenuti esclusivi solo per la settimana a venire, quindi sconto e tante cose interessanti settimana a venire fino a venerdì 4 ottobre, dove uscirà questo update. Ma molto velocemente, l'HDR è un contenitore, sostanzialmente per fartela veloce, che ci aiuta ad avere una rappresentazione quanto più veritiera possibile della realtà in termini di luminosità, in termini di risposta cromatica, in termini di quello che vediamo. Ed è quindi comodissimo in realtà girare in HDR, oltre che per gli occhi, una cosa veramente incredibile da vedere come fruitori. Quindi ad oggi, sia per un discorso commerciale che per un discorso proprio pratico, avere dei video già su un iPhone che girano in HDR, che ti danno un risultato HDR così mega easy, è una bomba. Ad utilizzo poi soprattutto domestico, diciamo così, privato, è una figata. Ad utilizzo lavorativo in realtà apre a tantissime possibilità. In tantissimi stanno usando iPhone anche per produzioni molto grandi. L'abbiamo usato anche noi per Prada a Los Angeles per alcune shot, perché era pratico, perché avevamo comunque il log interno, avevamo possibilità di avere comunque dei file in ProRes internamente. L'abbiamo girato tutto con iPhone, però una parte, alcune clip le abbiamo girate con iPhone, e quindi sdoganiamo questa cosa. Nel 2024 ha un tool potentissimo. Però apre il problema di questo video specifico, che tu sei qui per questo, è il fatto che ti porti i tuoi clip dentro DaVinci e si vedono così, si vedono male, perché di base cosa succede su DaVinci? Succede che quando tu ti fai il tuo progettino, se devi andare, mamma mia che schifo questo, ciao Michele, guarda il nostro buon Michele, tutto bello giallo, cosa succede? Che tu quando ti fai il tuo progettino di base, com'è la situazione? Sei in 709, perché tu devi esportare quel 709, in questo caso sono in 2.4, però comunque sei sempre in uno spazio similare appunto al 709, e ti vedi questo, ti vedi queste tue clip in HDR smaciullate, distrutte in termini di colore. Perché? Perché probabilmente non le stai trattando bene, o meglio nel giusto modo, in termini di gestione spazio colore. Te la farò molto facile, e nel fartela molto facile ti farò vedere già come andrai a svoltare la tua clip. Ecco, prendiamo un highlight di questa scena, questo momento, ok, dove vedo già le tonali della pelle che vanno su questi gialli, vanno su questi toni, diciamo, non veritieri. Perché? Perché c'è una misinterpretazione chiaramente dello spazio colore, e un HDR condensato nel nostro 709 interpretato in questo modo non è cosa buona e giusta. Cosa buona e giusta invece interpretare spazio colore e gamma, che udite udite, di base, se noi andiamo anche dentro il sito, diciamo, Apple, se andiamo anche nelle pagine di vendita dello stesso, ci dà delle specifiche sul fatto che registri in Apple Log, sul fatto che registri in HDR. Ma qual è il contenitore? Qual è lo spazio colore? Qual è la gamma? Ecco, molto facile. Il contenitore del nostro HDR e anche del nostro, in realtà, Apple Log è un Rec 2020. Mentre invece per quanto riguarda la gamma, siamo con l'HDR su un bellissimo 2100 HLG. Non è ancora finita, perché qui vogliamo mettere poi sul nostro color space di arrivo quello che già stiamo vedendo, che è un 709, 2 e 4 nel nostro caso. E così, facendo una disattivazione della nostra clip, già vediamo che il tutto è mappato in modo proprio. Relativamente poi a certi tipi di clip, può essere interessante per voi attivare anche il gamut mapping method, laddove ci siano delle luci al neon, delle luci molto
carica in termini di colore, vogliamo andarla a condensare, saturation compression può essere quello che fa al caso nostro. Normalmente il tone mapping method per l'HDR alle volte può essere gestito, alle volte può non essere gestito, è tutto relativo al tipo di HDR che vogliamo. Come vediamo qui, senza una gestione dello stesso, la nostra immagine si va un po' a friggere, anche se vado a recuperarmela con il mio offset. Quindi è meglio in una situazione del genere andare a fare una gestione di base da DaVinci. Potremmo anche farla con il nostro luminance mapping, potremmo farla con la modalità saturation perceiving, potremmo farla con il simple, ma come vediamo anche DaVinci è quella, diciamo, un po' più intelligente, quella che mantiene un po' meglio anche i metadati della mia clip. Mi faccio prima del mio ODT un bel correttore sull'offset, mi correggo un eventuale mismatch di bianco o comunque di esposizione e voilà, la mia clip me la sono portata a casa. Vediamo com'era prima e com'è adesso. Colori belli, mappati, giusti come devono essere, o comunque pre-correzione esattamente come devono essere, come ce li aspettiamo. Mi copio il mio correttore, vado su un'altra clip, vado a incollarmelo e anche qui vediamo i nostri colori belli rimappati. Andiamo soprattutto sull'incarnato, andiamo su questo bel momento di Michele, questo fantastico sorriso, ci mettiamo a posto la nostra esposizione, ok, e anche qui bypassando la nostra color vediamo come i colori sono giusti. Vi posso dire che dal vivo è veramente così bello biondo. Andiamo su un'altra clip, di nuovo posizioniamoci giusti, tac, e di nuovo, anche se mi faccio un bel zoomino e mi vado a fare il pre e il post, direi perfetti. E anche qui offset, bilanciamento e eventuali. Come vedete molto 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 semplice. Per quanto riguarda Apple Log, molto molto simile. Vado a prendere le mie clip del mio bel micione, dei miei bei micioni fatti il giorno stesso dell'uscita dell'Apple Log e vado ad applicarmelo, ok? Dopo questo bello sbadiglio faccio un hero frame che può essere qui, me lo applico. Chiaramente non è la stessa cosa, è il log. Che cosa cambia? Contenitore è sempre lo stesso, la gamma devo andarmela a impostare su Apple Log. Il resto, come vedete, è invariato. E già abbiamo una bella pasta per avere comunque una clip fatta con telefono, una pasta molto molto interessante, soprattutto in termini di praticità. Prendiamo un esserino umano, ovvero mia figlia, stessa cosa, anche con lei un bel Apple Log, situazione del genere, vado a incollare l'ODT, faccio la mia correzione con l'offset, idem con patate, vediamo. Io guardo sempre gli incarnati poi per il discorso mappatura, per il discorso, diciamo, parcheggiarli dove devono essere, anche qui vado a mettere Apple Log e qui andiamo a essere giusti con l'esposizione e siamo, diciamo, perfetti. Poi qui chiaramente abbiamo tutto il discorso nell'avere un iPhone di controllo di saturazione, di bilanciamento del bianco automatico, è una cosa su cui poi noi dobbiamo chiaramente tararci in termini di produzione. Ecco questa che per dire è molto più bilanciata, faccio anche qui un incolla, vado a mettere anche qui il mio Apple Log e mi faccio la mia correzione lato offset. Molto pratico come vedete, molto utile e soprattutto ragazzi stiamo parlando di clip fatte da un telefono. Clip fatte da un telefono che comunque lato di risultato e lato di quello che ci portiamo a casa sono fantastiche, anche perché pensate al fatto, al lato pratico, chiaramente di non poter sostituire lenti fisiche, chiaramente di avere delle limitazioni perché di nuovo è un telefono ovviamente, però l'immediatezza nel quale riusciamo ad avere colori fantastici e definitivi praticamente pronti all'uso. Tra l'altro l'Apple Log è anche bello pesantuccio essendo chiaramente un formato in ProRes, quindi anche sul lato risultato veramente tanta roba. A mio parere ci sono tanti filmmaker che farebbero anche meno danni a usare un iPhone, anche perché se uno non è esageratamente esperto e vuole portarsi a casa un bel risultato alle volte è anche meglio, però non voglio fare quello che vi invita a non utilizzare, come dire, le camere, perché adesso l'iPhone vi svolterà assolutamente la vita, assolutamente, figuriamoci, però siamo consci del fatto di quello che possiamo fare con questi telefoni nel 2024. Di nuovo ti ricordo che venerdì prossimo esce un mega update di Color Grading for Filmmaker 6 Professional Colorist Masterclass. Penso tu abbia capito riguardo a cosa, anche se lo dirò ufficialmente lunedì. Essici per saperne di più, anche perché se questo è un tema che ti interessa, non quello degli iPhone, ci sarà tanto tanto di più da dire. Until the next time, delivering the future.